Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Edoardo Bennato lo ha citato in una delle sue celebri canzoni. Lo scrittore scozzese James Barry lo ha reso l'interprete di uno dei suoi più celebri libri. Ma L'isola che non c'è e Peter Pan sono stati anche lo sfondo del saggio di danza dell'Associazione di Arte, Musica e Spettacolo di Clelia Cagliati, che il 2 luglio sono andati in scena allo Showville di Bari, in uno spettacolo che di immaginario aveva ben poco. Il ricordo che anni fa, più sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. Un lavoro bello, musicale, colorato, vivo, ma soprattutto ben fatto dal punto di vista artistico e dal punto di vista dei movimenti di scena. Noi abbiamo intervistato il direttore artistico, Clelia Cagliati, che il giorno dopo dello spettacolo non si era ancora ripresa dall'enorme lavoro svolto, ma anche dalle tante soddisfazioni ricevute in sala. Un grande successo, il pubblico molto 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 soddisfatto, i genitori, i ragazzi sono stati eccezionali, non posso che raccogliere tutta questa grande soddisfazione ed esserne più che orgogliosa. Senti Clelia, ci racconti come ti è venuta in mente l'idea del Peter Pan, perché tanto tutti abbiamo la volontà di sognare almeno una volta nella nostra vita. Esatto, diciamo che ogni anno ho toccato una storia tratta dai classici della Disney. Peter Pan è sempre stato un mio grande desiderio, ho aspettato il momento opportuno perché ovviamente c'era bisogno di avere i protagonisti giusti che potessero sostenere questo tipo di spettacolo. Sapete che ci sono i bambini sperduti che hanno un grande ruolo e quindi aspettavo di avere le classi giuste preparate a tal punto da poter sostenere uno spettacolo simile. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.